Buongiorno signori, benvenuti qui Stefano Grande, da questa parte mi trovate al sito www.stefanogrande.com, punto di riferimento in Italia per chi vuole creare o far crescere la propria attività di prodotti digitali e servizi digitali di tipo e-ticket. Quindi benvenuti in questo nuovo video, oggi parleremo di lead generation e il miglior metodo per creare lead generation oggi nel 2022. Bene, seguitemi bene attentamente, ho fatto anche un articolo sul mio blog, lo lascio qua sotto in descrizione, vedremo tutte e tre le fasi che compongono il viaggio del nostro potenziale cliente da quando non ci conosce, ok, quindi non ha mai sentito parlare di noi, fino a quando va a comprare uno dei nostri prodotti o servizi, ok? Quindi scopo della lead generation, obiettivo della lead generation, se ancora non avete sentito parlare, è proprio quello di trasformare un semplice visitatore, ok, chi prima, per la prima volta arriva a conoscerci, a vedere i nostri contenuti online, ok, a trasformarlo in un potenziale cliente. Ecco qui che la parola lead, ecco, che okay? Quindi da visitatore, da semplice sconosciuto si trasforma in lead. In lead che cos'è? Un potenziale cliente, uno che potrebbe, ok, potrebbe, se andiamo a fare un bel lavoro di marketing, quindi seguitemi bene attentamente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché appunto parleremo di strategie di marketing soprattutto per aumentare i vostri lead, ok, quindi potenziali persone che possono trasformarsi in clienti. Quindi scopo della lead generation è portare più lead possibile nella nostra lista di email, che è il nostro bene più prezioso. Come possiamo fare questo? Attraverso una landing page, una pagina cattura contatti, ok, dove andiamo a scambiare qualcosa di gratuito, che ora vi dirò cosa potrebbe essere, in cambio dei suoi dati, le sue informazioni di contatto come nome e email. Ok, quindi partiamo subito nel capire cosa possiamo dare gratuitamente, ok? In genere questo regalo, questo freebie viene chiamato lead magnet, ok? Perché è un magnete per i lead, come viene tradotto semplicemente dall'inglese. E cosa potrebbe essere? Potrebbe essere un webinar, registrazione a un webinar, potrebbe essere un ebook, un report di poche pagine, potrebbe essere una checklist, un quiz, una serie di template. Bene, queste sono solo delle idee, ce ne possono essere anche altre, per dare qualcosa di qualità, ok? Quindi questa è la prima caratteristica. Il nostro lead magnet deve avere principalmente due caratteristiche principali, quindi la prima, abbiamo già detto, è quella di essere qualcosa di qualità. Vedo purtroppo ancora molte persone, molti imprenditori, dare per scontato il fatto di dare qualcosa di gratuito come qualcosa di poco valore, ok? Tanto lo do gratis, chi se ne frega. Ebbene no, perché qua purtroppo siamo in una fase molto molto delicata, ok? Ora andiamo a vedere le tre fasi che compongono, dicevo, il viaggio del nostro potenziale cliente. Siamo in una fase in cui appunto non ci conosce ancora, dobbiamo andare a dare invece qualcosa di super 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 valore, di estrema qualità, in modo che il nostro lead, in questo caso, ok, quando si è registrato diventa lead, riesce a conoscerci e ad apprezzarci per quello che diamo in omaggio, in quanto appunto deve essere qualcosa di assoluta qualità, piuttosto qualcosa a cui tu faresti pagare, ok? In un secondo momento invece qua lo devi dare assolutamente gratis, ok? Quindi deve essere un'iniezione di fiducia nei nostri confronti e l'utente deve sentirsi davvero grato per andare a risolvere magari quella, in parte, quel piccolo problema o grande problema che lo affligge. Infatti nel tuo lead magnet devi andare a dare una prima soluzione, ok, per quanto riguarda il problema specifico del tuo utente. Quindi devi ovviamente sapere benissimo qual è il tuo target, qual è la tua buyer persona, e andare a preparare qualcosa di gratuito, come dicevo, davvero di grandissimo valore. E poi seconda caratteristica, deve essere qualcosa di rilevante, ok? Anche qui vedo molte volte fare questo errore: non dare qualcosa di rilevante per il tuo cliente, dare qualcosa di generico. Ad esempio, nella nicchia del benessere o del dimagrimento si tende a dare qualcosa che vada bene un po' per tutto il corpo, che faccia dimagrire. Ma se a me interessa ad esempio soltanto dimagrire la pancia, devo andare a dargli qualcosa per quella zona specifica, come ad esempio potrebbe essere i 5 o i 7 segreti per andare a dimagrire la pancia, oppure i 7 cibi killer che sono assolutamente vietati per ridurre la pancia, ok? Queste sono solo degli esempi. Deve essere, come dicevo, qualcosa di assolutamente rilevante per il tuo cliente.
E infatti come troveranno dei benefici nella risorsa gratuita che tu gli stai dando, inizieranno subito un rapporto di fiducia, inizierà subito un rapporto di fiducia positivo con te, ok? Quindi inizieranno pian piano a fidarsi fino a che non si trasformerà ovviamente in una vendita. Questo potrebbe avvenire subito o potrebbe avvenire anche dopo un mese, un anno, dipende un po' da molte cose. Quindi questa siamo ancora in una fase, diciamo così, più generale, dove andiamo a dare qualcosa di gratuito, come dicevo. Quindi quali sono le tre fasi del viaggio del nostro cliente, appunto, da quando non ci conosce a quando inizia a comprare? Bene, le tre fasi si chiamano tofu, mofu e bofu, ok? Tofu non è un formaggio, ma appunto è l'acronimo di questa parola inglese, quindi top of the funnel, ok? Ora vi metterò uno schema qui per farvi capire bene. E la parte alta del nostro funnel, dove appunto il nostro utente inizia a conoscerci, ok? Viene in contatto con noi, con quelli che sono i nostri contenuti, ed è appunto una fase molto delicata, perché appunto dobbiamo andare a dare assolutamente qualcosa di valore. Quindi concentrarci molto sui loro bisogni e su quello che sono i loro desideri, ok? Poi inizia una seconda fase, come vedi qua, si chiama MOFU, che è la fase di consideration stage, ok? Quindi una audience più in target, perché appunto ha già preso qualcosa di gratuito da te, ok? Ti ha lasciato già i suoi dati e in questo caso è diventato un lead, quindi se parliamo di lead in fase MOFU, quindi un potenziale cliente, e in questa fase qua dovrai andare a nutrire il tuo potenziale cliente con ancora più contenuti, ok? Quindi continuare questa fase in cui dai qualcosa di gratuito, quindi potrebbero essere degli articoli del blog, potrebbero essere dei video di YouTube come questo che sto facendo io, ulteriori ebook magari di approfondimento, ok? Quindi è in una fase in cui inizia a conoscerti, ok? Inizia ad apprezzarti per quel del tuo lavoro e potrebbe pensare, ok, di comprare qualcosa da te. Infine andiamo a una terza fase, che appunto è la fase bofu, quindi la fase più decisionale. Ok, quindi in questo momento ha preso in considerazione l'idea di comprare qualcosa di te, ha già cliccato su qualche tua offerta, ci sta pensando, ok? Quella fase decisionale, ancora più precisa, di coinvolgimento maggiore, ok? E fagli compiere questa famosa azione di andare a comprare da te, quindi a cliccare su quel pulsante e comprare. Infatti l'ultima fase, come vedi, è quella del after purchase, quindi dopo vendita. Anche questa fase, ok, ormai è diventato tuo cliente, ti ha dato i suoi soldi e entra in una fase, ok, dove potrebbe ancora andare a spendere con te. Quindi non abbandonarlo, ok, non andare a dire ma sì, tanto ormai ha pagato, perché quel cliente potrebbe trasformarsi in una miniera d'oro, ok, potrebbe continuare a comprare da te a prezzi sempre più alti. Quindi abbiamo visto le tre fasi con cui si compone il processo di fidelizzazione del tuo cliente, ok? Come puoi aumentare la lead generation, come puoi aumentare quindi i lead, questi potenziali clienti che vanno poi in un secondo momento a comprare? Bene, quella di andare a pubblicizzare la tua landing page, la tua pagina cattura e contatti. Puoi farlo semplicemente in due modi. Il primo è quello di avvalerti degli campagne pubblicitarie a pagamento, ok? Quindi attraverso i social, Facebook Ads, Google Ads, eccetera, ok? Se non hai mai fatto, ok, è abbastanza difficile all'inizio, perché nonostante possiamo oggi andare a inserire un target ben preciso grazie appunto alla targetizzazione di queste piattaforme, però c'è il rischio davvero di andare a sprecare molti soldi, perché se non l'hai mai fatto diventa davvero leggermente complicato andare a trovare la quadra giusta tra target e offerta per quanto riguarda il tuo tua campagna a pagamento. La seconda possibilità che hai, che è quella che ti consiglio da cui partire, è quella del traffico organico, quindi il traffico gratuito. Questo lo puoi fare con la condivisione di contenuti, come dicevo, potrebbe venire attraverso due, diciamo così, macro aree. Una prima area in cui dai dei contenuti, diciamo così, un po' più lunghi, come potrebbe essere appunto un blog post, degli articoli, un articolo di valore, oppure dei video, dei podcast, ok? Quindi dei contenuti piuttosto corposi, oppure puoi farlo con dei contenuti un po' più snelli,
come viene fatto magari giornalmente sui social, ok, Facebook, Instagram, LinkedIn, con dei post di valore, delle storie, come dicevo, delle citazioni, delle testimonianze tue e i tuoi clienti, dove vanno a fare una specie di reminder al cliente di quelli che sono i tuoi contenuti di valore, e nel tempo inizia così ad apprezzarti. Quindi ricapitolando, da una parte i contenuti un po' più lunghi, quindi blog post, articoli, video, e da una parte contenuti più brevi, ok, che vanno mirati verso quelli che sono gli obiettivi specifici, i bisogni specifici del tuo cliente, con dei contenuti più brevi, più snelli, ok, in modo che lui possa tutti i giorni avere qualcosa da assorbire da quella che è la tua grande conoscenza della tua materia. Ok, un ultimo consiglio che voglio darti è quello di non sottovalutare comunque l'indigenizzazione attraverso la SEO, quindi la ottimizzazione del tuo contenuto, che okay? La tua content creation deve essere sempre vista in un'ottica SEO, ok? Non sto parlando per forza di posizionamento su Google, ok? Ormai tutte le piattaforme social hanno al loro interno un motore di ricerca, un mini motore di ricerca, dove la gente va direttamente lì, dove può andare a cercare davvero qualunque cosa, ok? Quindi i tuoi contenuti devono essere scritti, nel caso di contenuti scritti, oppure video con una descrizione specifica in chiave SEO. Cosa intendo in chiave SEO? Intendo devono essere ottimizzati bene per l'algoritmo di quel social, ok? O ad esempio di Google. E lo puoi fare mettendo le parole chiave, quelle parole che il mercato ricerca più massicciamente, devono comparire, ok, nel tuo contenuto, ok? Per fare questo puoi usare software gratuiti come WordTracker oppure Ubersuggest, SEMrush, ci sono davvero tanti strumenti da fuori a pagamento, gratuiti in parte, che ti aiuteranno nella ricerca delle keyword, e devono, come dicevo, essere inserite in una strategia di content marketing per aumentare le chance di posizionarti sempre meglio, appunto, in quella barra di ricerca quando la gente va a cercare le parole chiave del tuo mercato. Ok, se ti è piaciuto questo video mettimi un bel like e scarica la risorsa gratuita che ti metto qua sotto in descrizione su come usare i prodotti digitali e come portarle a un livello successivo grazie all'etiquette marketing. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Stefano.